variazioni del clima. Che possono essere anche fattori ambienti, tipo piove, non piove, vento, trombe d'aria. Certo. Il fatto che non ci sono più dei passaggi intermedi fra una stagione e l'altra, ma c'è sempre un freddo molto molto rigido piuttosto che un caldo afoso. Ci sono anche delle stime che tra qualche anno, insomma, arriveremo a dei cambiamenti climatici tali per cui la temperatura aumenterà, si scioglieranno i ghiacciai. Mi sembra che nevichi di meno, che ci siano degli inverni più brevi, delle estate più lunghe e magari periodi con grandi acquazzoni che non mi ricordavo negli anni scorsi quando ero più piccola. Capita che in inverno ci sono giornate che faccia veramente caldissimo rispetto magari a 20 anni fa e in estate c'è sempre più caldo. Diciamo che al momento riusciamo a sopportare bene, però nel corso di alcuni anni la cosa potrebbe peggiorare sensibilmente. Non ci saranno più le stagioni che ci sono sempre state, poi ci sarà lo scioglimento dei ghiacci in tutto il globo, quindi si alzerà il livello del mare. Il rischio di surriscaldamento globale potrebbe appunto causare la morte di alcune specie animali. Effetti visibili, cambiamento del tempo, tipo che a gennaio, febbraio c'è sole 17 gradi rispetto a quella che dovrebbe essere la stagione normale. L'inquinamento ovviamente. L'innalzamento delle temperature che portano a inversioni climatiche in varie stagioni, come per esempio l'inverno che dura di meno, oppure fenomeni come quelli che sono successi in America quest'anno di iper glacializzazione delle città. Sono diminuite le piogge, che per esempio a Milano fenomeni atmosferici quali vento forte, acquazzoni eccetera sono sempre più frequenti. Penso che ce ne siano tante di cause, noi stessi, noi uomini, causa di tante cose, dall'industrializzazione, dalla tecnologia al progresso, positivo ma anche negativo dall'altra parte, perché si superano troppo spesso, credo, i propri limiti e si va contro la natura. Dovuto a industrializzazione o inquinamento provocato dall'uomo fondamentalmente. In buona parte dall'uomo, da come va a utilizzare le risorse. Ma dalle emissioni che aumentano sempre di più tra il gas serra, piuttosto che siamo sempre più condizionati dal movimentarci con auto, piuttosto che con mezzi di trasporto inquinanti. Esatto. Okay. O prodotti chimici comunque. Sì, le emissioni industriali dei prodotti chimici. Piuttosto che quelle degli escrementi animali causate dagli allevamenti intensivi, eccetera, eccetera. Per la maggior parte dall'inquinamento che crea un surriscaldamento a livello globale in tutto il globo. Io penso all'effetto serra, per esempio. Dall'inquinamento e dai comportamenti dell'uomo nei confronti della natura. Le attività industriali, eccetera, che portano ad una modificazione del clima. Nel senso, cioè, diciamo che viene destrutturata quella che originariamente dovrebbe essere il normale andamento della natura. Provarci ognuno nel piccolo, perché no, insomma, da un riscaldamento, dall'inquinamento delle macchine, andare a piedi piuttosto che andare in macchina, piccoli accorgimenti, anche lo stesso spazzatura, insomma, smistamento in questo, tante piccole accortezze, e istruire i figli soprattutto in questo. Dovremmo cercare di limitarla, limitare l'effetto che l'uomo può avere su questi fenomeni e allo stesso tempo però prepararci ad affrontare le conseguenze se non ci riusciamo. Le maggiori società del mondo sono le società petrolifere, per cui passare da 100 a 0 è impossibile, però si sta procedendo verso la direzione di nuove fonti di energia. Le macchine elettriche sono sempre più utilizzate, i motori diesel stanno facendo di tutto per farlo fuori, per cui, però sono processi lunghi. Potremmo ridurre il consumo di carburante magari andando in bicicletta al lavoro invece che andare in macchina. Comunque sono cambiamenti climatici, non vengono considerati, ma nel senso che non gli viene attribuita la giusta importanza. Basta dire che Trump rifiuta il fatto che ci sia l'effetto serra e già siamo messi male per principio, insomma. Cercare di ridurre l'inquinamento, magari non utilizzando l'auto quanto la utilizziamo, o riducendo l'utilizzo di riscaldamento in casa.
installare delle valvole che puoi regolare autonomamente. Esistono delle valvole che puoi utilizzare anche per regolare il riscaldamento centralizzato dei condomini, e quindi è poco, ma magari qualcosa può fare. Regolare il riscaldamento, non lasciare il riscaldamento troppo alto, stare attenta con gli sprechi, che non so se sono direttamente correlati, però con i consumi in generale, credo la raccolta differenziata possa impattare, attenzione a quello che compriamo. Noi persone civili possiamo fare delle piccolezze, magari inquinare di meno usando di meno l'automobile, magari usando di più mezzi pubblici, usando biciclette al posto dell'automobile. Camminando, se magari dobbiamo fare pochi metri. Secondo me sono proprio i governi che dovrebbero attuare un piano per fermare le grandi industrie che inquinano.